da questi mesi veramente abbiamo, diciamo, una serie di procedimenti che hanno profondamente turbato la componente dei suoi anticorpi. Al suo interno la magistratura è in grado di individuare e perseguire i comportamenti penalmente e disciplinarmente rilevanti. La magistratura su questo non è corporativa, ma possiede energie sane ed integre che svolge ottimizzato, che in qualche modo ha sicuramente ampliato le garanzie dei magistrati, ma che in qualche modo forse ha tolto spazi di tutela, soprattutto in materia di illeciti extrafunzionali. Noi questa sede possiamo solo constatare che e non si limita solamente con il principio costituzionale di cui l'articolo 101 della Costituzione della soggezione dei giudici solo alla legge, restare ogni giorno la sua indipendenza. Non solo la cronisti fuori dal tempo, nelle limiti della logica del 1984, Rosario Di Matino, trucidato dalla mafia, le manifestazioni della vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella indisponibilità di iniziative e alla prossima volta. Mi fermo qui, Presidente, e vi ringrazio per la vostra attenzione. Presidente della Corte di Appello, signor Procuratore Generale, signor rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, onorevoli parlamentari, autorità tutte, civili, religiose e militari, signore e di tutte queste componenti essenziali. E credo che la realtà rappresentata dall'interessante relazione del Presidente, della quale lo ringrazio, dimostri proprio la criticità che pur richiedono risposta adeguata. Come è noto, l'anno appena trascorso segnale il passaggio all'attuale legislatura, con la conseguenza di un approccio preso prioritariamente alla implementazione di modelli di semplificazione strutturale, attraverso cui restituire al settore più ampi margini di efficienza e innalzare in maniera significativa i possibili margini di determinazione rispetto alle linee programmatiche dell'attuale governo. Proprio in questa direzione si iscrive la riforma della disciplina fallimentare della crisi d'impresa approvata definitivamente il 10 gennaio scorso. E la riforma del termine fallimento sappiamo come dato che rende palese la volontà di superare la stigmatizzazione sociale che il termine evoca. E adesso ci si tende, diciamo, tutto e per tutto all'incentivo possibile a battere il diffuso senso di sfiducia ai cittadini che a voi. E voglio ricordarlo, perché non può essere sottaciuto, che secondo il rapporto Censis il progetto del sogno sulla cittadella giudiziaria, tanto che il 20 dicembre 2018 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, quindi il primo passaggio per la vera attività di verifica, di 190 giorni a cominciare da febbraio, quindi in termine anche acceleratorio, ed è già risulta già attivata anche l'attività di bonifica esterna, di recupero esterno della struttura di cui parliamo. Progetti che lui intende sostenere o che sta già realizzando, e quindi vi consentirete un cenno alle iniziative che riguardano il circuito penitenziario, con particolare riferimento ai decreti legislativi già tenuti, con il miglioramento delle condizioni di vita. E c'è una implementazione della funzione rieducativa della pena, della formazione professionale,